Padre mio, ritorno a te. Ti ho conosciuto solo trovandomi lontano da te. Prima non ti conoscevo. Padre mio, ritorno a te. Ti ho desiderato solo quando mi sono trovata senza di te. Quando di te mi sono privata, ho sentito che mi sei necessario. Padre mio, ora non voglio più niente. Voglio soltanto te. Voglio soltanto vedere il tuo volto, udire la tua voce, stare umilmente alla tua presenza. La mia bocca proclami la tua lode.
Quando ero bambina io amavo tanto guardare il cielo, anche adesso. E pensavo a tutti quegli astri, che poi non immaginavo quanti miliardi e miliardi di più sono, che sono lanciati nello spazio, sono tutte parole di Dio, che sono tutte in armonia, in movimento e tenuti avvinti da questo amore che li ha creati e che li attira ancora a sé, siamo come risucchiati. Il silenzio è la nostalgia, è anche espressione della nostalgia. Abbiamo la nostalgia perché siamo usciti da un oceano di amore e siamo come delle gocce di rugiada neanche, che anelano a rientrare nel silenzio, cioè nell'oceano infinito di Dio. Quando batte l'ora della tua silente adorazione nell'oscuro tempio della notte, comandami, Signore, di stare davanti a te e cantare. Quando nell'aria del mattino l'arpa d'oro è accordata, concedimi, Signore, l'onore di essere presente. Il Signore fa uscire dal suo silenzio tutto quello che esiste. Ma questo silenzio non è vuoto, è amore. E quando si ama, si dicono poche parole. Non c'è bisogno neanche, il linguaggio dell'amore è più silenzio che parole. Quando le persone, anche che umanamente si vogliono bene, si dicono troppo spesso ti voglio bene, non si vogliono veramente tanto bene. Quando si vogliono bene, si guardano in silenzio.
e non hanno da dirsi niente con le parole. Quel che c'è dentro che si dice donandosi. Ecco perché l'amore è dono e il silenzio è dono all'altro. Uno si dona all'altro, il silenzio. Il Signore ha voluto che noi venissimo qui ignari, ovvio, non sapevamo cosa avremmo trovato. Eravamo sei e l'isola era deserta, non era più abitata da nessuno. E comunque ci dicevano, ma che cosa fanno lì, di che cosa vivono, come vivono, lì abbandonate su quell'isola deserta. E poi le intemperie, la mancanza di ogni genere di conforti, cose indispensabili, eppure come monachi a noi è passata proprio un'esperienza molto feconda, la grande povertà, la grande solitudine, una possibilità proprio di vivere solo di Dio, abbandonate a Lui, nella totale gratuità. E il Signore aveva il suo progetto, quindi subito nella primavera successiva ha cominciato a mandare qualcun altro e la comunità è sempre stata in aumento col nostro stupore.
Sì, il luogo è importante, lo indica il Signore, però è proprio più importante il luogo interiore. Uno potrebbe anche essere in una città, in un luogo movimentato, però si ha l'interiorità, cioè raccolto in se stesso, immerso in Dio, può anche essere immerso a una folla e non si lascia disturbare. Invece di essere disperso nella folla, raccoglie la folla, la mette nel cuore, alla presenza di Dio. È quel modo che è colui che sta alla presenza di Dio per tutti. Sì, benedetto Signore Dio, perché mi hai soccorso e consolato. Sì, benedetto Signore Dio, perché mi hai soccorso e consolato. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ti preghiamo, Signore. Sii tu stesso la ricompensa di queste tue figlie per il servizio fraterno che hanno compiuto. E sostieni con la tua grazia quelle che si dispongono a compierlo con ardore di carità a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Eccomi davanti a te, Signore. Attendo le tue mani sul mio capo, prima di tuffarmi nel giorno. Tieni i tuoi occhi su di me. Tu sei il giorno raggiante di luce che disperde la notte dei cuori. Quello che a te piace sia la mia gioia. Ti benedico, Padre, perché la tua sapienza supera ogni umana intelligenza. Thank you.
nostra vita non è diversa da quella degli uomini normali. San Benedetto ha un grande equilibrio, grande sapienza. Ha disposto la vita monastica fra preghiera e lavoro, ora e labora. Primo posto della preghiera, la liturgia. Il resto del tempo il monaco deve lavorare per guadagnarsi il pane e per condividere, essere solidale con la fatica di tutti gli uomini. Perciò abbiamo una giornata molto intensa, tante ore di preghiera e tante ore di lavoro molto serio, molto impegnativo. Tutta la nostra vita diventa una liturgia, cioè un servizio di Dio che serve, che giova agli uomini, sia quando preghiamo, sia quando lavoriamo. Ti benedico, Padre, perché la tua sapienza la doni ai piccoli, agli umili, ai semplici che si affidano a te. Che io possa essere trovata ultima in mezzo a loro, oggi, domani, sempre. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso di inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Io posso dire proprio che la vita monastica è un dono grande. È un dono così grande che noi stessi, che chi l'ha ricevuto, non riesce a conoscere, ad apprezzare, a valutare, perché di anno in anno, si può dire di giorno in giorno, se ne conosce sempre di più la bellezza e la fecondità. Tante parole, tanti rumori, tante voci, tanta, diciamo, ricerca esteriore di benessere, di realizzazioni, di successi. Devono trovare invece il contrappeso del silenzio, del nascondimento, dell'interiorità, della gratuità, soprattutto della gratuità. La vita monastica è bella perché è una vita di gratuità. Signore Gesù Cristo, detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Io sono cresciuta in campagna e sono stata configurata dalla campagna e vorrei che ogni bambino potesse fare questa esperienza, ecco, di vivere a contatto con la natura, con il cielo aperto, nel giorno, di notte, tutta la realtà del cosmo. È un libro immenso in cui si legge e si sente la presenza di Dio e del suo amore. Ed io sono cresciuta così, col desiderio di qualche cosa di più grande che mi attirava verso Dio, e crescendo, cresceva con me questa dimensione interiore. Non amavo andare con le compagnie chiassose. Si capisce, dicevano, era la mia indole, ma l'indole è pure un dono di Dio. Uno nasce con delle particolari doti naturali anche, e comunque Dio ha coltivato in me questo desiderio, e quando ho potuto, dopo gli studi, dopo che hanno cercato anche di trattenermi nel mondo, ho sentito che potevo raggiungere tutti gli uomini, li potevo raggiungere nel silenzio, nella preghiera. Quindi è proprio l'attrattiva al silenzio che mi ha portato in monastero. Desideravo unirmi più intimamente a te, Signore, contemplarti con occhi più puri, godere di te con più grande libertà. Concedimi, Signore, di respirare in te come nell'aria più dolce e soave, sì che dal profondo di tutto il mio essere io possa chiamarti senza posa, con un soffio anelante. O mia unica beatitudine. Quando sono entrata io in monastero, c'era ancora un piccolo rito di accoglienza in latino, e alla porta, si bussava alla porta del monastero, la badessa apriva e diceva: quid venis? È scritto nella regola. Perché cosa vieni? Bisognava rispondere: ad immolandum veni, vengo per immolare. Quando si entra, qualsiasi cosa si sia fatto prima, niente, non conta più niente, anche per questo si cambia nome. Si nasce una nuova vita, ed è veramente una vita gratuita, data a Dio per tutti, dove conta soltanto Dio. Non è soltanto lasciare il mondo, lasciare le cose, lasciare le persone. Si lascia quello e poi si incomincia veramente a lasciare se stessi. Lasciare il primo posto a Dio, obbedire a Lui, non cercare se stessi nelle cose che si fanno, che si vivono, ma sempre in atteggiamento di offerta, di espropriazione. È un'ascesi continua, è un morire continuo. Morire per vivere in Cristo. Il monaco dovrebbe veramente arrivare a dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È il tempo del silenzio, della povertà, dell'assenza, dell'umiltà, dell'attesa. Tu starei quieta, e io pure starò solo, in attesa, dice il Signore. Tu starai calma, sola, vicino a me, in silenzio, e io pure in silenzio, solo, vicino a te. È la vigilia, poi sarà l'unione, l'alleanza. E dal silenzio fiorirà la gioia della festa. Dio ci chiama alla felicità, ci ha creati per renderci felici.
Ma la felicità la troviamo in Lui, perché è Lui la felicità. Perciò perdere noi stessi significa perdere tutte quelle scorie che ci rendono infelici, e invece assumere tutto quello che ci rende felici, assumere Cristo, cioè vivere Cristo. Vivere Cristo è la felicità. Quando ero piccola desideravo, come i bambini dicono, quando sarò grande mi sposerò, voglio avere tanti figli. Allora ne volevo 20 almeno. E la mia mamma rideva, mi diceva, ma va, cosa dice? E poi quando sono entrata in monastero mi diceva, ma hai tutti quei figli? E ho detto, beh, ne avrò altri. Vieni, Signore Gesù, vieni a fermarci, vieni a folgorarci, vieni, tu che sei risorto, vieni a ferirci il cuore con la tua voce. Vieni, Signore Gesù, nell'ora cocente della tentazione, al mezzogiorno della nostra vita, ma vieni anche la sera, vieni sempre a rivelarti come unico Signore. Anela a te il mio cuore, oh Dio, da luoghi asperi e solitari, fortezze dello spirito, dove già i nostri padri dimoravano alla tua presenza, in silenzio di supplica e di adorazione. Anela a te il mio cuore, e nel deserto sterminato della mia povertà, attendo che la tua parola trasformi il mio morire
incanto di risurrezione. Io sono, dice Dio, padrone delle tre virtù. La fede è una sposa fedele. La carità è una madre ardente. Ma la speranza è una bimba piccina. Io sono, dice Dio, padrone delle tre virtù. La fede è quella che tiene duro nei secoli dei secoli. La carità è quella che dà se stessa nei secoli dei secoli. Ma la piccola speranza è quella che si leva tutte le mattine. La cosa che manca di più al mondo oggi è veramente la dimensione dell'interiorità, della profondità, quindi del silenzio. C'è troppo rumore, troppe parole, troppe superficialità. E l'uomo non ha la possibilità di raccogliersi, pensare, rimanere, ecco, di andare in profondità. E passa velocemente da una cosa all'altra, mentre bisogna rimanere. Gesù dice nel Vangelo: rimanete nel mio amore. Ascoltate la mia parola, rimanete nel mio amore. Questo vuol dire che bisogna sostare.
non essere sempre in fuga. Tante persone angosciate che non trovano conforto e nessuna terapia anche, si rivolgono proprio ai monasteri. Quando vedono persone che si danno la vita per questo, e la testimonianza vale molto, e perché danno la vita? Perché? Se lo chiedono questo. Allora tante persone dicono proprio, ecco, adesso credo che c'è Dio. Anche i carcerati, i quali un anno, qualche anno fa, sono venuti a visitare noi, che abbiamo scelto, per libera scelta, di essere in clausura. Ecco. E quindi sono proprio venuti qui e abbiamo fatto un bel dialogo. Sì, ed erano veramente commossi. Ho visto quei volti che potremmo dire di gente dura, no, insensibile, invece no. Erano veramente commossi, sì, nell'ascoltare, nel sentire la gioia di essere dietro le grate, in clausura, di aver scelto anche per loro e far trovare loro uno spazio più grande. Chi ci impedisce di guardare il cielo immenso? Quella è la libertà. Nessuno ci può privare della libertà. Anche San Paolo era in carcere, incatenato, eppure scriveva alle comunità cristiane, io Paolo, libero prigioniero di Cristo, libero prigioniero per Cristo. E noi siamo liberi prigionieri. Mentre gli occhi si chiudono al sonno.
Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore, e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo memoria davanti al Signore dei monaci e delle monache del nostro ordine, delle nostre sorelle, dei nostri familiari, benefattori ed amici defunti. Riposi in pace. Amen. Non cerco le visioni, mai, vedere il volto di Dio come una visione, ma lungo la vita ho imparato a vederlo nei miei fratelli, nelle mie sorelle, nelle mie figlie, in tutti. Quindi lo vedo e sono sempre la sua presenza. Non sono delusa, veramente. E il suo volto lo trovo già qui. In tutti quelli che vedo, che canto, a cui mi dedico. E l'ho dentro, ecco, soprattutto dentro. Il suo volto che è indescrivibile, cioè è l'amore. Il volto dell'amore è l'amore, si può descrivere. O amore, tu che sei in Dio, questo è l'olocausto di lode che io ti offro. Non ho nient'altro. Questo ti do. Il fatto stesso che io sono in te e di te vivo.